Ciao a tutti, in primis grazie per questa intervista. No, non me lo aspettavo. Devo dire lo speravo, ma non me lo aspettavo. Anche perché è un risultato che è arrivato dopo una serie, diciamo, di statistiche, una serie, diciamo, di, come dire, di studi fatti, anche perché a gentile richiesta, è vero, questa volta abbiamo fatto quattro puntate, ma non ci dimentichiamo che a gentile richiesta la prima puntata è stata fatta il 24 di aprile del 2019, in virtù del fatto, reduci da un concerto che avevamo fatto in diretta streaming e quindi in pratica avevamo imparato, tra virgolette, come potevamo giostrare con le aziende, con le pubblicità e quant'altro. E quindi, insomma, partiva il fatto di mettere i loghi a rotazione, insomma, in pressione. E quindi la prima puntata fu quella, quindi una serie di esperimenti fatti in studio, con l'audio, con le telecamere, eccetera, eccetera. Poi piano piano ci siamo, come dire, spessoriti nello studio, diciamo, dell'audio, di come dovevo uscire, perché io non ero mai soddisfatto e non lo sono ancora tuttora, cioè, voglio dire, quindi abbiamo avuto un gran risultato, ma siamo ancora alla ricerca di... Per cui il risultato che è arrivato, insomma, di quasi 13.000, oltre 13.000 visualizzazioni, è un risultato veramente sperato, ma non era assolutamente scontato, come non è scontato mai nulla in nessuna situazione professionale che ci possa essere. Quindi anche Mediaset, anche la RAI non possono contare, dire prima del tempo ci saranno 6 milioni di telespettatori o 14 milioni di telespettatori, come qualche volta è successo per il Festival di Sanremo o quant'altro. Quindi sono dei risultati nostri, devo dire ancora di più, perché poi siamo comunque una piccola struttura che però, insomma, in questa situazione ci siamo trovati molto molto e siamo rimasti molto molto soddisfatti di questo risultato, io sia Peppe sia Rossi. Sì, quattro puntate, ma in realtà non è che sono state programmate un mese prima. Diciamo che già verso maggio-giugno avevamo iniziato a pensare che volevamo fare prima due, poi tre, poi quattro puntate. Quindi già verso maggio eravamo proiettati per questo. Poi ad agosto, fine agosto, dopo le ferie, già avendo un po' le idee chiare di come ci volevamo muovere e quant'altro, ovviamente, insomma, abbiamo messo penna su carta, nero su bianco, come si usa dire, e abbiamo incominciato a fare una grande raccolta pubblicitaria che già era iniziata un po' di tempo prima, confermando appunto quelli che potevano essere dei risultati attraverso le statistiche, gli studi, come appunto detto prima, e tutto questo ci ha portato poi a una pianificazione. Questa è stata una cosa molto bella, perché anche le aziende ovviamente si accontentano, non si accontentano di una singola puntata, ma ne vogliono più di una, anche perché in questo modo noi partivamo e siamo partiti il 22 settembre, siamo arrivati al 3 novembre, ma il 3 novembre relativamente, perché il 22 settembre siamo arrivati con una settimana prima, quando è partito il promo, e poi diciamo che ci siamo inoltrati oltre il 3 novembre, perché oggi ne abbiamo praticamente 10 e stiamo ancora vedendo l'ultima statistica della giornata, quindi in pratica, insomma, abbiamo avuto molto tempo a disposizione da dedicare anche alle aziende, e le aziende hanno avuto una bella visibilità non indifferente, quindi anche per questo si è optati per fare una specie di piccolo ciclo, diciamo, delle puntate. Quindi anche questa è stata una bella soddisfazione, perché essendo riusciti a concretizzare, insomma, un ciclo di quattro puntate, insomma, veramente è una, come dire, un orgoglio non indifferente. Anche di questo siamo particolarmente contenti, perché quando succede una cosa del genere, che si avvera un evento del genere che porta dei risultati non indifferenti, ovviamente per dare ancora più credibilità è giusto che intervenga la stampa, la carta stampata, perché il cosiddetto giornalista o l'addetto stampa o quello che sia riporta praticamente sulla carta stampata e testimonia quello che è stato il successo, diciamo, di un evento piuttosto che di un ciclo di puntate o una fiction o quello che sia. Per cui ancora di più contenti e soddisfatti, perché ovviamente abbiamo avuto il Mattino, il Roma, Tutto È, insomma, una serie di giornali, una serie di testate importantissime che hanno, come dire, divulgato, hanno pubblicizzato e soprattutto poi commentato in maniera, devo dire, anche positiva. Quindi grazie di tutto questo, quello che è stato, diciamo, un lavoro molto molto intenso e duro di mesi affinché ci fosse appunto questo risultato importante. Beh,
Beh, com'è nato il format? Il format è nato pian piano, diciamo, dalla ricerca continua, perché abbiamo avuto, insomma, ecco, abbiamo intensificato all'interno di queste puntate, all'interno di questo nostro programma che si chiama Gentile Richiesta, abbiamo intensificato tutte le mie attività. Quindi la mia attività di polistrumentista arrangiatore, la mia attività di docente, la mia attività di produttore. La mia attività anche, diciamo, di come dire, di manager, perché in pratica, insomma, Rosy altrettanto, perché ha dato una importanza non indifferente, insomma, veramente è stata grandissima nella realizzazione di brani in maniera diciamo, come dire, polifonica, per altre situazioni. Quindi voglio dire, il format è nato mettendo su tutta quella che è, diciamo, la nostra attività in studio e in ufficio e quant'altro, e abbiamo realizzato questo format che è venuto fuori pian piano. Ma basti pensare che, per esempio, la rubrica di informazione ci è venuta l'idea già qualche anno fa, perché la rubrica di informazione, la prima puntata che abbiamo fatto con la rubrica di informazione è stata a settembre del 2020, quando intervistai per la prima volta il dottor Carmine Coppola, parlando di epatologia, parlando di medicina e quant'altro. Ma tutto questo è anche questo uno studio costante, perché ovviamente ti devi documentare, non è che uno. L'intervista è curiosità. Quindi, se abbiamo messo noi la rubrica di informazione all'interno, perché io fondamentalmente sono un curioso, per cui mi piace sapere una cosa piuttosto che un'altra, e mi piace farlo sapere anche al nostro pubblico che ci ascolta. E allora, anche nell'intervista, non è che dici faccio l'intervista, tanto intervisto Tizio, Caio, eccetera, eccetera, che me ne frega, quattro domande. No, quelle quattro domande che sono uscite sono quattro domande ben studiate, ben ricercate in ogni settore, in ogni situazione, proprio perché ci devono essere come dire, delle risposte concrete, congrue, ma altrettanto domande che siano intelligenti e non la solita domanda che viene fatta, diciamo, tanto per riempire uno spazio. Questo non mi interessa, non rientra nelle mie, come dire, nel mio modo di fare. Per cui la rubrica informazione ha avuto, diciamo, un suo momento. La mia accademia ha avuto un altro momento, quindi registrando, insomma, in studio, i miei ragazzi registravano in studio e quindi mi ha dato l'opportunità anche di dirigerli e quindi di scrivere per loro. E quindi anche in quello c'è stato il mio polistrumentismo, il mio arrangiamento come direttore nei loro riguardi, come docente, eccetera. Quindi loro hanno registrato nei miei studi. Poi abbiamo registrato noi. E tutto questo ha fatto sì che poi arrivasse il format, completando con le pubblicità, perché le pubblicità poi alla fine io e Rosy abbiamo prestato la nostra voce, la nostra immagine diciamo, all'interno delle pubblicità, studiando anche quel mercato, perché non è che ti improvvisi a fare la televendita perché leggi quello che c'è. Quello che abbiamo io quando vado a leggere un mio gobbo, un mio copione, insomma, che ci sta all'interno del mio studio mentre sto, è scritto da me. Quindi quello che io scrivo è frutto di uno studio che vado a ricercare per quanto riguarda un'azienda piuttosto che un'altra, quello che fanno, quello che non fanno, quello che hanno fatto, quello che non hanno fatto, come producono. Quindi c'è tutto un meccanismo e tutto uno studio che c'è all'interno, una ricerca per far sì che poi il tutto venga concretizzato. Niente nasce così, tanto per, e dire andiamo all'avventura. È tutto fatto in una maniera molto, molto, molto approfondita, molto molto studiata e, insomma, concretizzata nelle tante ore, appunto, quando dicevo ore e ore e ore di riunioni che ci sono state con i miei collaboratori, con Peppe, eccetera, eccetera. Il filone, quando nasce, deve essere concretizzato. Quindi continueremo su questa, diciamo, su questo format, ma cercando di capire quelli che sono stati gli ascolti, gli alti, i bassi, perché anche a Mediaset e alla Rai capita che uno può interessare un momento di uno spettacolo, un momento di quell'evento, di quella fiction, e poi magari cambia canale perché poi ritorna sullo stesso canale. Quindi, capendo questo, le varie onde come ci sono state, a questo poi capiremo anche, in base a questo, capiremo la prossima scaletta come deve essere, diciamo, giostrata. Quindi tutto questo è una continua ricerca per vedere di approfondire e di portare quanto più beneficio è possibile, e soprattutto quanto meglio si possa realizzare, perché il successo non è che arriva così, arriva quando il pubblico percepisce che tu hai un'idea e quella idea sei convinto di darla e di darla in un certo modo. Poi ovviamente poi può piacere o non può piacere, però l'importante è che non si dica hai fatto una cretinata perché magari dovevi fare questo piuttosto che quell'altro, ma che si dica mi piace o non mi piace, quello fa parte dei gusti.
Ma i riconoscimenti di essere bravo o meno bravo dipende dalla professionalità che una persona ci mette più in una cosa piuttosto che in un'altra. Quindi anche il format è come la scaletta di un concerto. Il format è una scaletta, quindi è come la scaletta di un concerto. Se tu sbagli i primi 3-4 brani, è difficile che tu recuperi il pubblico in quel momento. Allora, già il primo brano deve essere d'impatto e poi pian piano la scaletta deve avere un filo logico e un filo conduttore. E questa è la stessa cosa, quindi un filo conduttore che riassuma e che metta insieme 4-5 situazioni completamente diverse l'una dall'altra, ma che alla fine si concentrano in un unico progetto che si chiama A Gentile Richiesta. Ebbene sì, una squadra veramente vincente, una squadra vincente perché ognuno di noi ha avuto dei ruoli, ognuno di noi ha seguito dei ruoli e diciamo attraverso quello che sapevamo fare ognuno di noi. Quindi io ho fatto delle cose perché sentivo di fare quelle cose e sapevo fare quelle cose. Rosy è uscita benissimo perché ha realizzato anche quello che poteva essere, tra virgolette, un suo sogno, in quanto in diretta ha portato dei brani registrati in maniera polifonica. E sotto mio consiglio, perché io dicevo, registra anche il video della polifonia, in quanto non è che si sente soltanto il coro, che potrebbe anche non essere creduto che magari sei tu o quant'altro, invece vedendoti sei tu, punto. Quindi in pratica, insomma, darle il giusto valore, in quanto Rosy è un'eccezionalissima cantante solista, ma è altrettanto eccezionalissima corista, per cui ha realizzato un prodotto tutto suo, una situazione tutta sua, anche per quanto riguarda l'opera lirica della Turandot, che in pratica insomma ha fatto il Nessun Dorma, e lì è stato un exploit non indifferente. Peppe lo stesso, Peppe è bravissimo nel fare quello, giostrare tre telecamere, più commenti, in più interviene durante la diretta, in più gestisce un computer, la multipiattaforma. E devo dire, non è una cosa assolutamente facile, per cui insomma sa fare quello. Noi abbiamo fatto in modo che ognuno di noi spremesse al massimo tutte le potenzialità che ha a disposizione e che riesce a fare. Io ho condotto le serate, ho lavorato, ho suonato, ho cantato, ho registrato, ho condotto i ragazzi, insomma ho fatto una serie di cose messe insieme proprio perché sentivo di fare tutto questo. Quindi questo ha creato la squadra che tra virgolette è stata anche riconosciuta a livello giornalistico. Perché hanno riconosciuto una squadra non indifferente, quindi un lavoro di squadra perché ognuno di noi ha avuto dei ruoli, ma li abbiamo assemblati tutti insieme, ma ognuno di noi ha camminato verso un'unica direzione, cioè alla fine volevamo ottenere un unico progetto, volevamo ottenere un unico risultato e ci siamo, fortunatamente ad oggi ci siamo riusciti. È chiaro che l'augurio è per il futuro che riusciamo a fare altrettanti progetti importanti con una serie di, diciamo, di ancora tante puntate di A Gentile Richiesta. Sì, il 20 novembre esce questo DVD. Esce questo DVD e ne sono particolarmente orgoglioso e contento. Sì, è stata una scelta. È stata una scelta perché volevamo mettere insieme in un unico progetto, tenerlo tra le mani fisicamente, perché una cosa, le puntate si trovano tranquillamente sia sul mio sito, sia sul mio canale YouTube, sia sulle pagine Facebook, eccetera. Quindi si trovano e si troveranno ancora. Ora. E perché ovviamente noi siamo andati in diretta sulla multipiattaforma, quindi quella è una cosa importantissima. Ma al di là di tutto questo, ovviamente c'era in pratica, insomma, la voglia di registrare e di mettere tutto insieme anche all'interno del DVD. Quindi usciranno questo doppio DVD, uscirà questo doppio DVD dove in pratica, insomma, ci sarà una copertina che annuncerà tutti i nomi di coloro che hanno collaborato a questa cosa, eccetera, eccetera. Ci sarà i titoli che in pratica insomma riguarderanno tutto riguarderà tutto il prodotto fatto, ma addirittura avere le quattro puntate in maniera integrale e messe all'interno di un format fisico che tu lo puoi toccare tra virgolette è una cosa veramente, devo dire, bellissima. Quindi il 20 novembre esce appunto A Gentile Richiesta.
Bene, quando ritornerà? Ritorneremo se tutto va bene in primavera. Noi ci stiamo già lavorando da qualche settimana perché nonostante avessimo ancora le puntate da andare in diretta e quant'altro, ma già stavamo iniziando a pianificare determinate situazioni che riguardano i listini pubblicitari, quello che riguardano diciamo le nuove interviste, quindi anche in questo periodo continueremo a fare delle interviste proprio per avere del terreno fertile già in primavera e stiamo già preparando un calendario che se tutto andrà bene da marzo dovremo ritornare in diretta e poi ancora registrazioni mie, insomma per febbraio ci sarà il DVD di Rosi che uscirà, per giugno ci sarà il DVD dei ragazzi dell'Accademia che uscirà, quindi in pratica insomma sono una serie di progetti messi insieme, ma per quanto riguarda Gentile Richiesta ci stiamo già lavorando e in maniera anche molto molto approfondita ed efficace.